libro sulla disabilità, lei ha detto che la disabilità è una cosa che riguarda tutti, anche perché poi nell'ultima fase dell'età siamo tutti destinati a diventare disabili. Come si fa a spiegarlo in una scuola dove i ragazzi sono nel fiore dell'età e in una società dove comunque i nostri parametri di riferimento sono la bellezza, la virilità, essere perfetti? Spiegarlo in una scuola è il posto migliore in Italia. L'Italia è il sistema migliore per gli studenti disabili del mondo. Dobbiamo esserne fieri. In tutte le scuole italiane ci sono degli studenti meno abili degli altri. In Inghilterra, io ero il presidente di un tribunale della disabilità scolastica, in Inghilterra i disabili vengono ancora segregati. Per cui evviva l'Italia ed evviva la nostra scuola su questo. Detto questo, come si fa ad accettare la disabilità e farla accettare come normale? È difficile, perché abbiamo tutti paura del diverso. Bisogna avere coraggio e pensare che siccome si muore da anziani, da vecchi da noi ora, tutti più o meno saremo disabili se riusciamo ad arrivare ai 90-100 anni. Nel suo libro, scritto insieme col suo figlio, ovviamente c'è uno spaccato di disabilità raccontata senza pietismo, quasi sembra non da madre da disabile, perché sì. Spesso si tende magari a considerare la disabilità quasi un dono, qualcuno si convince così. Lei invece non lo fa, è una scelta. È un dato di fatto la disabilità, non è una cosa di cui si può essere addolorati né fieri, è così. Mio figlio è disabile, io lo diventerò. Per me è normale, perché nella famiglia di mia madre, non quella di papà, quella di mamma, c'erano tanti diversi, la zia cleptomane, la cugina sordomuta, il parente col piede caprino, e si diceva la zia ha il piede caprino, la zia non può parlare, non si diceva è disabile. Siamo tutti diversi, ho avuto questa fortuna nella mia famiglia, papà aveva una gamba sola alla fine, prima era malata e si diceva papà ha la gamba malata. Papà stava bene, però era la gamba che era malata. Per me è stato facile accettarla, è sempre un dolore, ma è sempre un'esperienza che arricchisce il disabile e chi gli è vicino.